questa seconda rubrica che si chiama Visions, perché le visioni sono la base dei progetti. Un po' Raffaella con questo progetto Value Add ci ha chiamati, un po' vi ha chiamati, e quindi è naturale il passaggio finalmente a presentare i nostri tre protagonisti, che appunto vado a introdurvi. Perché Visions, appunto? Perché vogliamo condividere con voi una referenza in particolare, ma una storia di progetto che li ha coinvolti e nella quale vediamo quanto ci avviciniamo, ci allontaniamo dai dati condivisi da Raffaella e anche un po' nell'analisi di quello che sta succedendo, quali potrebbero essere i trend futuri. Io vado a presentarveli. Mauro Vinci, Vice President Hotel Business Development Italy di Radisson. Parliamo di Radisson, quindi questo è il nostro protagonista. Parliamo intanto due parole di biografia, la spenderei per ognuno di voi. Un periodo, Mauro ha passato un periodo in Accenture, Dipartimento Finanziario, poi dal 2010 è entrato a far parte di NH, dove ha avuto in portafoglio, diciamo così, una serie di hotel nelle più importanti città che Raffaella tra l'altro ha citato, attrattive, turistiche importantissime d'Italia, per poi arrivare appunto a Radisson nel 2018, in questi 5 anni sviluppare tante altre, un'altra abbondante decina di importanti hotel, fino al nostro Radisson Collection di Touring Club Milano, di cui appunto in particolare parleremo. È un secondo nostro ospite, ovviamente importantissimo, ha bisogno di pochissime presentazioni, Marco Piva, architetto Marco Piva, fondatore, chairman di Studio Marco Piva, che è presente, come sapete, in tantissimi paesi del mondo. Ne parlavamo prima, buona parte dei quadranti del globo vedono progetti importanti di Marco, che tra l'altro lavora in uno studio nel cuore di Milano e da cui parte per viaggiare nel mondo. Cioè, io questa nota anche di Milano, anche perché parlavamo di un importante progetto da poco partito, ovviamente che fa parte dello skyline della nostra città, è di Marco ed è qui, magari avremo modo anche di parlare di questo. E poi abbiamo, last but not least, come si dice, il nostro ospite Francesco Gori, CEO e founder di ESA Engineering. Come dicevamo, un po' le tre anime che sono necessarie in questa fase, ovviamente, dove il dialogo tra le varie i vari momenti, quello creativo, se vogliamo, quello tecnico e quello ovviamente dello sviluppo business, devono dialogare. Quindi io vi ribadisco ovviamente il nostro benvenuto, con voi vorrei veramente poter parlare di visioni, di prospettive. Do la parola con molto piacere a Mauro, proprio perché ci introduca questa storia di Radisson, in particolare questo hotel. A te la parola, Mauro. Grazie mille, grazie per avermi invitato, soprattutto con questi due giganteschi sì, professionisti con cui abbiamo realizzato un sogno, no? Quello di dare una continuità ad un immobile bellissimo in Corso Italia, alla sede storica del Touring, evitando che insomma diventassero degli uffici, ma prolungando quello che è, no? L'immagine del Touring, quindi la promozione turistica, e riuscendo, ripeto, grazie a Studio Marco Piva e a ESA Engineering, di realizzare quello che per noi dall'inizio è sempre stato una casa del viaggio, no? Abbiamo sempre cercato di... Tanto la vediamo qui, possiamo apprezzare un po' di immagini. Quindi abbiamo sempre cercato di avere una sinergia forte col Touring, da un punto di vista commerciale, ma anche da un punto di vista di immagine, no? Per noi, ripeto, ancora una volta, è sempre stata un'operazione che doveva enfatizzare il viaggio, e noi volevamo essere come un tramite per rappresentare quello che per noi è l'esempio di un hotel che parla di viaggio. La filosofia, la base filosofia del viaggio. Quindi, grazie a Studio Marco Piva, siamo riusciti a enfatizzare quello che era l'edificio bellissimo, con uno stile, come dire, molto elegante, sobrio, e che comunque riuscisse a far sentire a casa i viaggiatori a prescindere dalla loro nazionalità. Quindi siamo contentissimi anche delle performance, che è inutile negarlo, certo, sono validissime, anche dei consumi, grazie ad ESA Engineering, siamo molto contenti, in un momento di particolare pressione, no? Dal su punto di vista tema, su questi temi, ne parleremo, quindi, certo. Sì. E la storia di Radisson in Italia praticamente nasce qui, no? Con questo progetto che ha segnato una discontinuità rispetto a quello che era Radisson prima di questo progetto. E la tempistica nel mondo real estate è fondamentale, quindi
questo progetto qui è proprio il sogno di qualsiasi sviluppatore, entrare nel momento giusto, aprirlo nel momento giusto e aprire con un prodotto che fosse una sorta di boutique hotel, sì, ma realizzato su una scala internazionale, non un boutique hotel a gestione familiare, ma qualcosa che fosse inserito in un contesto molto più internazionale, certo, con un look elegante e che insomma volesse essere, come dire, estremamente sobrio anche, no? Nella sua proposizione di valore. Radisson quindi in Italia è ripartita da questo progetto, siamo partiti nel 2017 con un nuovo progetto sull'Italia, siamo partiti con 3 alberghi, Radisson Blu, che comunque è il brand più diffuso in Europa, nel mondo, nella categoria upper upscale, quindi tra il 4 e il 5 stelle, quindi da 3 alberghi nel 2017, oggi ne abbiamo 12 operativi, e di questi 12 la metà sono nella categoria col brand Radisson Collection, il nostro affordable luxury brand, quindi non competiamo nel mondo del lusso, siamo un qualcosa di più del classico 5 stelle nella mentalità italiana, certo, e siamo in una nicchia di mercato dove oggi insomma siamo riusciti appunto a ricavarci una nicchia di mercato che ci permette di lavorare e di dare tantissime soddisfazioni in termini di ritorno ai nostri proprietari, ai nostri landlord. Facciamo riferimento a dei professionisti appunto che danno anche la certezza ai nostri proprietari di casa a della realizzazione di un certo tipologia di un certo tipologia d'albergo con una certa tipologia di standard e grazie a noi al raggiungimento di obiettivi di prezzo medio di occupazione che sono importanti. Radisson oggi comunque è la seconda compagnia a livello mondiale, ha circa 12.000 alberghi, e le potenzialità in Italia non si sono ancora viste del tutto perché, come dicevi tu prima, tante cose sono ricollegabili alla Cina, anche Radisson è di fatto una società che ha quasi 10.000 alberghi in Cina, e il mondo Asia-Pacific, quel mondo lì purtroppo a causa del Covid non ha ancora ripreso a viaggiare con insistenza, quindi abbiamo visto una parte di quello che è Radisson, spero che a breve insomma riusciremo a mettere a terra tutto il nostro potenziale commerciale, ma comunque stiamo parlando di performance che sono assolutamente molto più alte di quelle che stanno raggiungendo i nostri competitor nella stessa categoria. Nella stessa categoria. Sì. Perché ripeto, lavoriamo in una nicchia di mercato dove ad oggi non abbiamo una concorrenza a livello internazionale così aggressiva. E sì, qua entra un po' in gioco anche il discorso di branding che faceva Raffaella, e voi invece rappresentate la capacità di forse far dialogare un brand internazionale con una qualità altissima, che invece magari può essere quella cura del dettaglio più tipica di una realtà a gestione. Sì, è un approccio un po' local, no? Se vogliamo dire, no? Quindi brand globale ma che lavora localmente con le eccellenze che il territorio sa offrire. Certo. Non lo ripeto ancora perché sembra l'eccellenza, abbiamo parlato sì, di look, di questo gusto sì, elegante, e anche che dell'eccellenza appunto che arriva da chi lavora sul territorio, sì, abbiamo detto anche in apertura presentando Marco quanto poi tanti ragionamenti globali partano da Milano, partano da qui, partano da questa fucina di idee. Marco, a te la parola per raccontarci dal tuo punto di vista questo progetto. Intanto grazie per l'invito, graditissimo, mi fa piacere di essere tra i due amici con cui è stato sviluppato il progetto, e devo subito ringraziare i miei collaboratori, i miei colleghi, in primis l'architetto Basile che ha seguito proprio lo sviluppo del progetto sin dall'inizio, Federica Ferrari e Gabriele Nosotti che hanno poi curato lo sviluppo proprio del progetto in sé. Beh, che dire, l'edificio è un edificio bellissimo, magnifico, è stato tra l'altro uno degli edifici realizzati con lo scopo proprio di raccontare il turismo a una nazione che si stava affacciando, diciamo, a una vita molto più dinamica e più, come dire, anche più aperta allo svago, perché questo edificio è stato realizzato all'inizio della prima guerra mondiale, realizzato in soli 2 anni circa, quindi un'opera incredibile, perché è un edificio anche carico di, anche se sobri ed eleganti, elementi decorativi, ed è stato realizzato con il principio dell'associazione, per cui tutti i soci sotto il controllo di questo magnate, poi anche questo visionario che era questo Bertarelli, questo signore che aveva il turismo come obiettivo
di vita, di racconto, è riuscito a raccogliere numerose famiglie milanesi e non solo, che hanno versato delle quote per realizzare l'edificio. Quindi un'operazione consortile interessantissima. È un oggetto che è isolato, quindi è staccato da qualsiasi altra connessione con altri edifici, e si presenta con un carattere molto forte, sì, molto elegante. La geometria è anche particolare, perché ha degli angoli abbastanza decisi, no? Perché vedete come si percepisce, sì, no? L'incrocio, sì, sì, delle vie. Quindi è un oggetto, un grande oggetto che abbiamo cercato sin dall'inizio di preservare, di conservare, anche se sappiamo benissimo, soprattutto anche per necessità impiantistiche, quando si pensa di trasformare un edificio che è nato come a destinazione ufficio in un albergo, bisogna fare degli interventi consistenti, no? Crediamo di averli fatti con grande rispetto della struttura, cercando di non andare a toccare gli elementi decorativi, anzi, come si può vedere qui, favorendo un recupero, direi, filologico di tutte le parti monumentali, eseguito con grande cura, e gli amici di ESA sono stati bravissimi a dissimulare all'interno di questa struttura condotte varie, il famoso MEP, Mechanical Electrical and Plumbing, no? che di solito si diffonde ovunque e che crea il sistema nervoso poi dell'edificio, lo fa funzionare, no? E quindi c'è da dire anche che da una parte Radisson, in questo caso, riaffermo quello che è stato detto, oltre ad avere una grandissima estensione a livello mondiale, in questo caso penetrazione nazionale, penetrazione su Milano, no? Perché su Milano c'è un altro episodio in corso di sviluppo, è riuscita a fare un'operazione di rispetto della struttura, rispetto ovviamente anche di quello che è il suo carattere, no? Di brand, ma nello stesso tempo restituire alla città un edificio di grande valore, e quindi non forzandolo a determinate schemi, certo, o determinate, certo, configurazioni, no? Un po' avulse da quelle che a sono diventare qualcos'altro che non sì, è il caso. Assolutamente. Noi poi abbiamo aggiunto, credo, una componente importante, che è poi la caratteristica del nostro fare progetti per l'ospitalità, che è quello di creare un oggetto osmotico, un edificio osmotico, perché questi edifici non vivono se non hanno una connessione, noi crediamo, certo, anche col tessuto urbano, con la realtà in cui sono inseriti, perché in realtà l'albergo sì ha le camere per ospitare chi viene da fuori Milano, eccetera eccetera, ma anche degli ambienti che possono essere frequentati ogni giorno per un incontro, un pranzo, una chiacchierata, eccetera. E in questo caso già avevo subito una sorta di minaccia dal presidente del tour, che mi ha detto: "Hai avuto la mia biblioteca, no?" Ti ricordi all'inizio? Per cui ha detto: "Mi raccomando, architetto." E noi siamo riusciti comunque a fare in modo che la biblioteca storica e anche una parte dell'attività del touring rimanesse all'interno della struttura. E la biblioteca è il punto d'attrazione, quel cuneo che vedete, questo, ed è un punto d'attrazione, è una biblioteca assolutamente viva, la gente la frequenta tranquillamente, e in più c'è anche una piccola agenzia viaggi ed storica, è nel contesto del food and beverage, quindi è un territorio, certo, estremamente sociale. Bellissimo. Dove puoi venire a vederti un libro, sfogli il libro, lo compri, magari pianifichi un viaggio, fai un aperitivo, eccetera. E crediamo di aver fatto un ottimo servizio soprattutto alla comunità in questa direzione, no? Poi questo per esempio è una bellissima sala, questa è la sala del consiglio del touring, che è diventata la presidential suite, diciamo la suite più importante, e qui credo, come accennava prima Mauro, si capisce che abbiamo fatto un intervento dove le parti contemporanee sono assolutamente evidenti, non abbiamo fatto una maschera, non abbiamo mascherato, certo, il contemporaneo con dei decori ambigui eccetera eccetera, ma sono dichiarati apertamente, e quindi mantiene la sua dignità, e in più siamo in grado, no Maro se non sbaglio, di restituire per un utilizzo del board del touring la sala, no, quando loro volessero fare una riunione del board lo possono fare nella loro sala storica, perché si possono movimentare gli elementi di arredo molto facilmente, e quindi c'è anche questo aspetto dinamico, no, della struttura. L'ultima cosa interessante, abbiamo scoperto i sottotetti, sì, no? Sottotetti, vabbè, tutte le città, sì, sottotetti, certo, sono luoghi ambiti, no? Ambigui ed ambiti. Quindi sono stati recuperati completamente a un uso appunto destinato all'ospitalità, quindi con delle camere, con delle suite anche molto belle, e abbiamo cercato di sfruttare questa
questo, come dire, handicap delle finestre che erano posizionate molto in alto, creando queste piccole altane all'interno delle camere che si possono vedere, che consentono di avere una zona di lavoro, di conversazione per avere una colazione affacciata sulla vista della città. Questo è in super sintesi quello che abbiamo fatto. L'ultima cosa, si vede l'immagine, è un oggetto che di sera si pone con grande eleganza nel contesto di un'area importante di Milano e va, come dire, dato come dire, onore al brand, perché in realtà questi brand che riescono a fare queste operazioni, soprattutto nel contesto delle città storiche, riportano a valore edifici che erano in condizioni magari non perfettamente conservate. No? Quindi questo è un valore aggiunto. Grazie Marco di questo viaggio veramente tra passato e presente, in futuro, modernità e eleganza. Modernità e eleganza che hai detto giustamente, poi devono anche entrare in simbiosi con argomenti tecnici e qui sposarsi, perché altrimenti rimangono delle meravigliose proiezioni, ma invece in questo caso diventano realtà. A questo punto Francesco, che come dicevamo fondatore e amministratore di Ace Engineering, è qui proprio per rappresentare una società che, tra l'altro, non l'abbiamo detto prima, ma ha una lunga storia, 35 anni di esperienza, di attività, con alcuni campi tra l'altro di particolare attenzione, come l'acustica applicata, la prevenzione incendi, che sono un po' fiore all'occhiello del vostro tipo di servizi e di expertise che avete sviluppato poi nel dialogo con architetti, con developer. Dal punto di vista tuo, Francesco, quindi come si inserisce questa bellissima storia e quali sono state magari le sfide, le difficoltà più grandi di affrontare un palazzo del 1915 che voleva tornare ad essere contemporaneo? Buonasera a tutti, grazie dell'invito e grazie di aver avuto l'opportunità di poter lavorare su questo tipo di progetti, perché sono delle sfide veramente, veramente importanti. Come accennava prima l'amico Marco, siamo un po' invasivi, siamo un po' ingombranti, ma un po' per gli argomenti che trattiamo, un po' per cercare di introdurre all'interno di questi building le guideline, diciamo gli aspetti, il comfort che diciamo i clienti poi si aspettano di trovare. Una cosa è crearli dal nuovo, creare un nuovo edificio, costruirlo magari in zone anche abbastanza favorevoli. Una cosa è recuperare edifici storici con questo tipo di concetti, che la sfida è veramente importante. Sì, come dicevi tu, noi cerchiamo di abbinare, oltre a questa parte MEP, introduciamo anche gli aspetti di acustica e gli aspetti diciamo antincendio, perché oramai sono come dire, molto collegati sinergicamente, e quindi dobbiamo cercare, abbiamo al nostro interno degli specialisti, facciamo anche noi fatica noi stessi a volte a far dialogare le nostre persone che sono sedute alla stessa scrivania, però ecco, cerchiamo in qualche modo di togliere questo impiccio, diciamo, poi agli architetti e ai clienti. Beh, queste sono sfide fantastiche, sono sfide che ci attirano molto, sono sfide che oggi possiamo dire, come queste qua su questi edifici, sono sfide che riusciamo a vincere anche grazie appunto alla collaborazione e alla predisposizione che c'è da parte di tutti. Noi in questo caso, oltre a questi temi che abbiamo curato, ci siamo posti anche il tema del risparmio energetico e del rispetto dell'immobile. Quindi abbiamo lottato con le unghie e con i denti per poter fare un sistema di climatizzazione diciamo che si basa sulla geotermia aperta a bassa entalpia, quindi con l'acqua di falda, che è una situazione che a Milano era diciamo consueta fino a qualche giorno fa, adesso non sappiamo bene perché, insomma, è diventata un po' meno consueta. Però in questo caso siamo andati oltre, nel senso che siamo riusciti a fare un sistema che sfrutta
due risorse fondamentali che sono sul territorio milanese, quindi l'acqua di falda per l'appunto e il sistema delle rogge che raccolgono l'acqua e che poi vanno a rialimentare a fuori della città tutta l'agricoltura. Quindi abbiamo scoperto proprio su Corso Italia questa roggia che attraversava la via e siamo riusciti a rimettere, a restituire l'acqua anziché in falda sulla roggia. Questo ci consente di utilizzare un quantitativo d'acqua molto limitato rispetto ad una geotermia normale, circa un terzo, quindi con efficienza energetica maggiore e con consumi d'acqua molto limitati. In più a questo tipo di vantaggi aggiungiamo che anche rispetto dell'immobile che vediamo è privo di queste macchine sul tetto, perché se oggi andiamo in alcune coperture qua di Milano, certo, abbiamo una showroom degli impianti di climatizzazione, sì, di ogni tipo, no? Basta alzare lo sguardo e si può scegliere. Possiamo vedere, c'è di tutto, no? Ecco, in questo invece siamo riusciti anche con questa tecnologia a mantenere questo decoro e a contenere l'inquinamento acustico, perché poi queste macchine, oltre a deturpare diciamo il building, creano inquinamento acustico e creano isola di calore. Quindi diciamo che è un qualcosa che va in ottica della cosiddetta sostenibilità. Ecco, noi cerchiamo, ove possibile, portare avanti criteri di sostenibilità, come fa piacere quando anche il tuo cliente poi apprezza in fondo che con i costi dell'energia che ci sono oggi per gestire strutture di questo tipo, sì, hai almeno in questo segmento della climatizzazione, che comunque sui consumi di un hotel mediamente assorbe circa il 55% della bolletta, risparmi, non voglio dire un 30%, ma ci avviciniamo molto, e quindi questa è un'altra sfida vinta. Molto interessante. Ma abbiamo toccato da varie sfaccettature di questo prisma complesso e affascinante i temi della sostenibilità, i temi green, ESG. Io, Mauro, ti volevo chiedere, anche alla luce di quello che Raffaella ci ha raccontato con dei dati, insomma, della direzione nella quale tendiamo ad andare, e tu che hai da Radisson un osservatorio abbastanza privilegiato, quanto nel, diciamo così, fruitore sono temi che andranno ad impattare anche come aspettativa, come ricerca, e quindi che poi innescheranno un lavoro come quello che avete fatto insieme sempre di più, sempre più virtuosamente. Ecco, c'è qualcosa che riesci proprio a toccare con mano qua. È un cambiamento che vediamo nell'epoca, chiamiamola post-Covid, con un po' di ottimismo? Sì, sì, ci sono due grandi spinte a favore della sostenibilità, oltre a quella morale ovviamente. C'è la spinta del mercato real estate, quindi gli investitori che cercano comunque, soprattutto gli investitori core, fondi pensione, assicuratori, comunque questa tipologia di investitori che ha grossi volumi di investimento, comunque tendono a privilegiare asset che possono avere una determinata certificazione. Stiamo infatti per aprire, tra un mese apriremo in Santa Sofia, angolo Corso Italia, a 200 metri dal Touring Club, altro progetto fatto da Studio Marco Piva, un'altra struttura 5 stelle col brand Radisson Collection, e in questo caso avremo una certificazione LEED anche legata alle richieste di Allianz, nostro landlord, di andare in quella direzione lì. Quindi la grossa spinta del mercato real estate esiste e i grossi investitori hanno iniziato già da tempo a seguire questa rotta. E poi c'è la spinta del consumatore. Sempre più i consumatori prestano attenzione a queste tematiche e gli alberghi si stanno allineando a queste nuove tendenze attraverso ovviamente l'eliminazione della plastica, utilizziamo solo bottiglie in vetro, non ci sono più le amenities in plastica ma ci sono i dispenser. Il nostro obiettivo di Radisson è di ridurre del 30% entro il 2025 le emissioni di CO2, e queste due spinte ci stanno evidentemente portando a ripensare ai modelli gestionali, ovviamente nel rispetto dell'ambiente
e nel rispetto anche dell'acqua, non ne parlava prima Gori. È interessante che ci sia una spinta dall'alto e una spinta dal basso, fondamentalmente. Sì, sì, sì. Poi c'è anche la spinta degli impiantisti. Sono tre spinte che vi portano, si va in quella direzione. Per fortuna, sì, come dicevi, anche moralmente sì, è importante. E poi soprattutto poi il lato fruitore, chi spende va con, diciamo, uno spirito diverso, anche impegnare i propri soldi, i propri risparmi, se sa che impatta sempre meno, si va in quella direzione. Assolutamente. Invece Marco, mi affascina capire quanto il design, se vogliamo, che ha un impatto sul budget anche di un progetto di un certo tipo, poi però non lo vediamo lesinato nel tuo caso, e quindi c'è un elemento magari di comunicazione, se vogliamo, perché poi si riesce a rigiocare anche qui verso il fruitore finale come un elemento che è vero, magari mi alza il prezzo, mi alza il valore per cui posso accedere a un servizio, però dà un altro tipo di valore a tutta l'esperienza. Forse nel viaggiare, noi, e qua il Touring Club ce lo insegna, andiamo a ricercare un'esperienza, e il design è esperienza. Questo è la giusta chiave di lettura, o come nasce l'importanza del design in un progetto così grande? Il design è l'elemento, direi, strategico, uno degli elementi strategici più importanti nella configurazione di un'operazione di questa natura, nel senso che poi noi dobbiamo pensare, per noi il cliente non è, cioè è Radisson, ma attraverso Radisson certo, il cliente è un qualcuno che verrà a stare nel nostro albergo, che sarà ospite dei ristoranti, eccetera, che non abbiamo, di cui non abbiamo una certificazione certa, no? Quindi dobbiamo essere noi sulla base dell'edificio che stiamo affrontando, che stiamo trattando, siamo noi a dover immaginare quale dovrebbe essere l'atmosfera, certo, no? Quale dovrebbe essere la messa in scena di questi spazi, no? Per noi l'albergo è sempre una sorta di, a me piace questa metafora del teatro, no? Perché in realtà è un luogo dove gli ospiti entrano, hanno un certo tipo di comportamento, anche soltanto il fatto che uno viaggi portandosi dietro una valigia, e quella valigia porta la rappresentazione di se stesso per quei pochi giorni in cui sono abiti sarà di scena, fuori, quasi. Sono gli abiti di scena, se vuoi, adesso sto un po' estremizzando, però è così, no? Quindi l'albergo deve essere un luogo dove vengono messe in scena delle condizioni legate al processo di utilizzo sociale, no? Quindi un incontro, una cena, il riposo, il lavoro, così via. E facendo questo, il mondo degli oggetti, no? Che è anche delle superfici, è un mondo che racconta di se stesso, no? Quindi quando tu siedi su un divano percepisci anche tattilmente, certo, caldo, freddo, il materiale, il riflesso, mi dà fastidio, no? Il vetro, cioè nulla è fatto a caso, no? Per cui la nostra idea qui era appunto di trovare un interior, per interior intendo sia le parti fisse, no? Dell'arredo, che le parti mobili, che potesse armonizzarsi pur nella sua contemporaneità con un edificio di quel tipo, con quella storia. E lì è un lavoro interessante, bellissimo, che lavoro sui materiali, lavoro sulla creazione dei mood board, e lo storytelling, già quando facciamo il progetto già noi pensiamo a come questo può essere raccontato, no? E poi non amiamo, e questo è stato positivissimo anche nel rapporto che c'è con Radisson, non amiamo ripetere o per quanto possibile comprare oggetti, uso il termine comprare, acquisire dal mercato oggetti che già vedi, no? Sì. Quindi cerchiamo sempre, nella misura data dai budget eccetera, che sono i punti di riferimento anche quelli, di fare uno sforzo per generare una popolazione di oggetti, di attrezzature, di sistemi di illuminazione eccetera, che si saldino con il luogo, che siano identificativi del luogo, che raccontino di se stessi e che siano quasi unici, no? Per cui quello che noi abbiamo qui in questo albergo, direi, è una collezione di pezzi unici, sono stati disegnati praticamente quasi tutti ad hoc, penso l'80% è disegnato ad hoc, no? Alcune addirittura, come queste lampade, si devono saldare con l'idea dei ferri, no? Che fanno da ringhiera con queste decorazioni. Questa qua è l'idea delle biciclette. Non vi ho detto che il progetto del turismo in Italia era partito dall'idea della bici, perché il turismo prima all'inizio era andare in giro in bici, no? Perché abbiamo preso quest'idea della ruota della bicicletta, è diventato elemento di riferimento per creare questi lampadari. Ecco, quindi il progetto per noi è trasferire
soprattutto eleganza, parte, tu hai detto che noi siamo di Milano e crediamo che Milano sia il luogo dove puoi parlare di eleganza, non parliamo di stile, però parliamo di ricerca, parliamo di indagine sui materiali, sulla combinazione dei materiali, sulle prestazioni. Poi c'è tutto il mondo della sicurezza legato ai prodotti, no? L'antincendio, certo. Così. È un processo complesso, però è quello che poi alla fine avvolge il cliente, accoglie il cliente, esatto. E credo lo soddisfi con un'emozione che sarà in grado anche di raccontare una volta tornato a casa sua, che sia in Italia o, esatto, o all'estero. No? Questo credo che sia un elemento strategico per chiunque voglia fare progetto in questo settore. E Marco, hai parlato anche di, appunto, di sicurezza, hai parlato anche di questi temi. Francesco, io chiuderei con una proiezione magari di quello che ti aspetti nel futuro. Abbiamo detto che avremmo esplorato trend, opportunità, rischi, anche di quello che ci aspetta in questo 2023 e oltre. E abbiamo parlato di inquinamento acustico, abbiamo parlato di antincendio, abbiamo parlato di alcuni temi. Quale credi che possa essere nel futuro? Quale vedi l'ambito nel quale poi magari un'applicazione di tecnologia potrà, nuova o comunque potrà cambiare ulteriormente i risultati, potrà portare dei nuovi modi di lavorare in ambito di progettazione MIP, insomma? Beh, questo è già... Con molto piacere noi notiamo già un'inversione di tendenza. Come accennava prima Mauro, oramai tutti i brand, ma soprattutto quelli nel settore dell'hospitality, ci chiedono di lavorare su soluzioni innovative, ci chiedono di portare avanti ricerca, di fare edifici che riducono le emissioni di CO2, addirittura che le azzerino, come in questo caso in loco, e diminuiscono le emissioni delocalizzate. Noi su questo tipo di situazioni qua ci stiamo lavorando molto, anche su questa sollecitazione appunto stiamo cercando di portare avanti, perché non in tutte le zone d'Italia, siamo a Milano, certo, che c'è questa possibilità. Stiamo lavorando sull'idrogeno, stiamo lavorando su nuove tecnologie, stiamo cercando di mettere con tutte le difficoltà, perché poi in Italia magari ci impegniamo molto e poi ci scontriamo a volte con dei muri senza finestre, senza porte, quindi devi fare marcia indietro, no? Sotto questi aspetti qua, però non ci stiamo fermando, quindi un po' per esigenza, perché sicuramente il tema dell'energia è un tema importante, questi consumi pesano anche sulla gestione, quindi là dobbiamo lavorarci. Lavoriamo su il comfort diverso, alcuni brand già hanno fatto una scelta di lavorare sul comfort adattivo. Il comfort adattivo, a differenza di quello che è il comfort tradizionale, quindi che io all'interno della mia struttura voglio 24 gradi a prescindere o 22 gradi a prescindere, lo blocchiamo sui 7 gradi a prescindere da quello che sia la temperatura esterna, e questo mediamente fa risparmiare dal 30 al 40% certo, dei costi dell'energia, e va a ridurre quell'invasività soprattutto su questi edifici, perché gli impianti riusciamo a contenerli. E questa è una cultura, è un passaggio culturale che la popolazione deve fare. Ci sono ancora alcune popolazioni che non lo accettano, ma soprattutto nei paesi del nord Europa certo, lo cercano, quasi lo preferiscono, perché sono convinti che rispettano l'ambiente. Quindi noi lavoriamo su questi concetti, lavoriamo sulle nuove tecnologie, perché dobbiamo dare nuove opportunità, dobbiamo andare avanti, la ricerca va avanti nel nostro settore, e quindi speriamo un giorno di poter fare i primi impianti a idrogeno anche in Italia, anche se ci sono degli ostacoli normativi ancora non da poco. Basti pensare che per la normativa italiana non è un'energia rinnovabile, non è un'energia pulita per normativa, non è una certo, cosa che affermo io, però insomma basta vedere queste cose. Quindi lì a volte quando l'investitore poi ti chiede certezze su quello che vai a fare, fai un po' fatica, sì, a raccontarlo, in quel caso. Però questo è quello dove noi stiamo lavorando,
con molto piacere seguiamo i nostri clienti che ci chiedono di guidarli in questa direzione. E ci avete guidato in una storia fantastica. Io farei un applauso a tutti e tre. Grazie. Grazie a voi.